Il mondo di oggi e la società in cui ci troviamo immersi nel quotidiano continuamente ci scagliano contro una domanda netta, pragmatica e tagliente. A che serve? A cosa serve studiare la storia? A cosa serve perdere tempo con la letteratura italiana? A cosa serve dedicarsi a queste cose intellettuali e quindi noiose? A cosa serve fare arte? A cosa serve fare cultura? A cosa serve? E questo vale naturalmente anche per il mondo della musica, dei suoni, di quella musica classica, alta, colta, che pare aver ben poco da dire oggi al mondo dei giovanissimi e degli adolescenti, almeno in larga parte. Non è così vero, ma diciamo che il pensiero comune è questo. In effetti ci troviamo in quel periodo che molti pensatori hanno definito dell'istinto istante, cioè della necessità di appagare un'emozione che affiora in superficie immediatamente nutrendola in qualche modo, da creare questa fiammella che si brucia e si consuma, lascia un vuoto e immediatamente richiede che questo vuoto sia colmato e così si crea una catena quasi a loop. Se vogliamo è un po' lo stile, il moto che si trova all'interno del mondo dei nostri giovani, perché tanti dei nostri ragazzi apprezzano il trap, l'elettronica, per due motivi essenzialmente. Il primo, perché è musica piuttosto semplice da realizzare senza avere conoscenze di teoria musicale e di pratica musicale elevate, che ci vogliono anni per consolidarle e farle proprie. Ma soprattutto anche per un altro motivo, perché avendo le generazioni successive un po' perso l'abitudine a frequentare un certo mondo di suoni, hanno trovato in questo modo di fare musica il proprio linguaggio, il proprio codice emozionale con cui accendersi dentro un'emozione che poi naturalmente ne richiede un'altra, ed ecco perché il proliferare di tantissimi di questi brani. E francamente non mi sento minimamente né di condannare né di giudicare, perché conosco tantissimi ragazzi, sia che li ascoltano, sia che li suonano, che li compongono, che li realizzano con il computer, con l'elettronica, con la loro voce. E sono ragazzi normalissimi che cercano di dare il proprio contributo al mondo in cui si trovano, di comunicare se stessi in qualche modo, e questo è sempre una cosa bella. Allora, a che serve la musica antica? A cosa serve spendere tanti anni per studiare questo genere di musica? Oppure, perché dovrei perdere tempo ad approcciarla e ad ascoltarla? Ebbene, proprio al contrario della questione dell'emotività e dell'istinto istante, la musica antica, e per musica antica intendo quella che va dagli inizi del Cinquecento, possiamo dire, alla metà del 1700, musica antica è la musica degli stati d'animo. Gli stati d'animo sono qualcosa di molto diverso dall'emozionalità superficiale, istintuale. Gli stati d'animo sono quei moti profondi, intimi, intensi, che fanno dell'uomo un uomo, una persona, un essere umano, costituito della sua mente, della sua parte passionale, della sua parte carnale, della sua parte più alta, spirituale, potremmo quasi dire ad azzardare un sovrannaturale trascendente. Ecco, la musica antica si basa sugli stati d'animo che, dagli studiosi dell'epoca, venivano chiamati affetti. Gli affetti altri non erano che questi moti profondi dell'animo dell'uomo, quali la maestosità, la ponderazione, il raccoglimento, la tristezza, l'allegrezza, la religiosità nel senso proprio di meditazione, contemplazione, eccetera, eccetera. Ne vengono codificati molti dagli studiosi dell'epoca. Ecco, la musica antica vuole andare a scovare dentro all'intimo dell'essere umano questi stati d'animo, riproducendoli e suscitandoli col linguaggio dei suoni. Fra i tanti autori di questa musica, quello che per un primo approccio, specialmente a voi ragazzi giovanissimi, specialmente a quelli di voi con cui lavoro abitualmente per varie motivazioni, vorrei proporre Girolamo Frescobaldi,
nostro grandissimo autore del 1500, che è vissuto fra il 1500 e i primi decenni del 1600, autore di pagine splendide, di capricci, di raccolte anche di pagine per la liturgia, di madrigali e di due grandi libri di toccate. Ecco, proprio da Frescobaldi vorrei andare a vedere una grande toccata presa da questi due libri. Toccata prima dal secondo libro delle grandi toccate. Brano noiosissimo, non si può sopportare, altisonante, barboso. No, non è vero. Se le date una possibilità vi accorgerete che non è così. Perché? La musica di Frescobaldi di primo approccio ci spiazza, questo è chiaro, perché è una musica estremamente densa, estremamente intensa, estremamente, mi verrebbe da dire impropriamente, filosofica, cioè con questo desiderio di costruire, scovare, creare bellezza che ti scava dentro e ti viene deposta dentro. Un approccio molto filosofico barra trascendente dell'esperienza musicale. Questa toccata è scritta in quello che comunemente dagli studiosi viene definito lo stilus fantasticus, lo stile fantasioso. Se noi pensiamo a come è fatto un discorso di parole, quello che può pronunciare un avvocato o un oratore o un bravo insegnante per poter non annoiare l'uditorio, il parlante cosa deve fare? Deve saper catturare l'attenzione, quindi non deve sapere solo dire cose interessanti, ma deve avere anche l'arte di disporle in un certo senso logico e anche di saperle pronunciare in maniera tale che il tono della voce sottolinei ora un aspetto importante, ora un aspetto più leggero, ora un aspetto più scherzoso, ora un aspetto talmente denso da dovercisi soffermare con particolare tranquillità. Vedete quante sfaccettature, ce ne sarebbero anche molte di più, un'ampia tavolozza di sfaccettature. Ecco, pensate che questo atteggiamento da oratore, anziché usarlo per fare un discorso fatto di parole, lo usiamo per fare un brano musicale. All'interno di questa toccata, infatti, ogni quadro è una parte di questo discorso musicale ed ogni quadro ha un suo affetto, uno stato d'animo che va prima a creare, poi farti sentire dentro, quindi portarti là, nel profondo della tua anima, nel profondo del tuo pensiero, nel profondo del tuo cuore. Torniamo alla domanda all'inizio. A cosa serve una musica come questa? Serve ad imparare a non diventare preda dell'emozionalità superficiale. Che ci può benissimo stare, ci può essere, la musica che ci accende l'emozione superficiale va bene, non è da demonizzare, assolutamente no, ma noi abbiamo bisogno ogni tanto di prenderci quello spazio per noi stessi, che ci ricentri su di noi, che ci liberi dalla catena delle emozioni, delle passioni, dell'istinto istante e ci ricalibri sulla nostra profonda umanità. Un brano in questo modo, se gli lasciamo spazio e se cominciamo a lasciarlo lavorare dentro di noi, è in grado di farlo, perché è in grado di riproporci in maniera razionale, in maniera metodica, in maniera bella, proprio i nostri stati d'animo principali. Per potervi aiutare ad ascoltarlo un po' meglio, specialmente per voi ragazzi, ho scelto di non eseguirlo sul suono piuttosto, non dico povero, ma abbastanza uguale del clavicembalo, perché l'esecuzione al clavicembalo richiede prima di tutto una grande perizia cembalistica, ma anche la grandissima capacità di saper modulare tantissimo il tocco, la conduzione del ritmo di pronunciamento delle varie parole musicali. Perché? Perché altrimenti il suono sostanzialmente resta quello. Ho preferito proporvela all'organo, perché avendo a disposizione la tavolozza dei registri, cioè delle varie sonorità di cui ha a disposizione l'organo, questo cambio della sonorità
credo che vi possa aiutare un pochino di più ad affrontare un ascolto che chiaramente è un ascolto un po' impegnativo, specialmente se non avete mai ascoltato musica di questo tempo. Ma che sia all'organo o che sia al cembalo, e anzi vi suggerisco di andare ad ascoltarvi questo brano fatto da grandi interpreti dell'organo e del cembalo, che sia all'organo, che sia al cembalo, lo scopo principale di questa musica è davvero questo: creare dentro di noi uno spazio per riappropriarci di noi stessi, e il che già umanamente non è poco, e poi per chi vuole e per chi lo desidera, per chi sente questo profondo desiderio di pace, riuscire anche ad aprire le porte al mondo della preghiera, della relazione verticale col cielo, di cui la bellezza è espressione efficace e veramente apprezzabile.